Destinato a sostituire tutti i nostri cantanti? Penso proprio di no, penso proprio di no. Dice no, però i robot nello spazio sono importanti, ci sono servono, molto ci servono molto, sì, eh. Sì, sì, sì. Magari fanno anche di più che suonare il pianoforte, però anche la musica ci fa bene. Ci fa bene. Teotronico, non ti offendere, Franco non intendeva dire che non sei bravo, no, d'accordo? Assolutamente. Non mi vuoi rispondere, Teotronico? Niente, si è offeso, Teotronico si è offeso. Allora, Franco Malerba, a parte insomma questi sorrisi che ci fanno sempre bene, voglio ricordare, intanto lo conosciamo tutti, è un astronauta di cui abbiamo tutti seguito la storia, però è anche, voglio dire, l'organizzatore di un festival dello spazio che ci ha appassionato tantissimo. Quest'anno alla terza edizione sarà a Busalla, sì. È anche scrittore di questo libro, Professione astronauta, che vi faccio vedere, è uscito proprio nel 2018, quindi pochi mesi fa. Una storia affascinante, perché lo spazio è sempre pieno di misteri. Poi tu mi dai anche, ci scambiamo i regali. Assolutamente. Grazie. Questo è il totem del festival. Grazie. Questa strana incisione è la proiezione della cupola, l'osservatorio della Stazione Spaziale Internazionale. Ah, che bello! È il profilo della finestra dalla quale gli astronauti osservano il cielo e quindi le altre stelle. Quindi potrò avere un po' l'illusione di essere una piccola astronauta. Allora, Franco, iniziamo però, perché tu ci devi svelare tanti misteri, sì. No? Iniziamo a parlare, prima dicevamo le esplorazioni del circolo polare artico, invece tu ti sei dato alle esplorazioni dello spazio, adesso sempre più spesso si parla dell'esplorazione di Marte. Sì, Marte è un pianeta molto interessante perché, diciamo così, con una parola, è un pianeta vivo, è un pianeta che ha una dinamica di superficie, ha un'atmosfera, ci sono delle tempeste di sabbia su Marte, quindi c'è una dinamica di superficie interessante e soprattutto pensiamo, speriamo che ci sia anche qualche forma di vita, probabilmente di forma di vita antica, perché Marte aveva dell'acqua, di questo ormai abbiamo certezza, e l'acqua c'è ancora nel sottosuolo. Però forme di vita, insomma, batteri, non sì, è che possiamo pensare ai marziani, no, no, forme quelli, di vita biologica, no, no, nel senso di qualcosa che utilizza l'ambiente per crescere, per riprodursi. E naturalmente questa è una domanda fondamentale di cultura, diciamo quasi di filosofia, ma c'è anche il fatto che Marte è un pianeta che ha avuto una sua evoluzione abbastanza drammatica, in effetti, perché ha perso la sua atmosfera, poi ha perso anche l'acqua di superficie per fenomeni assai importanti e devastanti che ci insegnano come funzionano i pianeti simili alla Terra
in questo nostro grande quindi cosmo. Quindi dobbiamo capire quello che non dobbiamo far succedere esattamente, al nostro pianeta. Esattamente, così come su Venere c'è l'effetto serra, e l'effetto serra rende impossibile la vita sul pianeta Venere. Quindi, mentre su Marte è freddo, e il freddo ci si difende meglio dal freddo che dal caldo. Che dal caldo, ovviamente sì. Allora, dobbiamo ricordare che prima che l'uomo riesca a sbarcare su Marte, comunque passerà un pochino di tempo, perché il viaggio è lungo. È lungo, è lunghissimo. Quanti mesi? Sei, ma sette? Sei è già un numero ottimista. In effetti dobbiamo innanzitutto indovinare delle finestre, perché Marte non è sempre allineato nel modo giusto con la Terra. Ma poi ci sono delle tecnologie, direi parlando dell'architettura di una missione verso Marte, che richiedono sviluppi ingegneristici importanti. Uno, bisognerebbe aumentare la velocità, perché per diminuire il tempo di trasferimento, e ci sono delle persone che pensano alla propulsione a plasma, delle nuove forme di propulsione nello spazio. Poi bisognerebbe pensare ad un'architettura che garantisca sicurezza se ci sono delle persone a bordo, e qui mi fa piacere fare un'analogia con Cristoforo Colombo, che è andato con 3 navi e non una, perché se una si rompe per strada poi ci deve essere qualcuno che ti aiuta, insomma, perché non è che possiamo arrivare dopo 6 mesi. Non è vero, e poi probabilmente dovremmo anche costruire una serie di stazioni intermedie dove poter fare rifornimento in caso di necessità. Ma è vero che dovrebbe essere la Luna la stazione intermedia? Allora, la Luna può servire, ma è un po' vicina, ce ne vuole anche un po' più lontana. Però più lontana non c'è. No, ci sono i punti lagrangiani, ci sono delle situazioni nelle quali si può immaginare. Quindi si fanno i pit stop praticamente. Di fare dei pit stop, sì. Penso che, ma intendiamoci, siamo ancora in una fase speculativa, in una fase di ragionamento. Sicuramente continuerà l'esplorazione robotica, e difatti i robot sono i protagonisti in questo momento. Teutronico, scusami Franco, è Teutronico? Allora, prima sei stato antipatico perché forse ti sei... Ah, ecco, ma tu vorresti andare su Marte o no? No, su Marte no. E perché non vuoi andare su Marte? Preferisco restare qua sulla Terra. Mi sa che è più romantico lui. Ma ecco, in ogni caso noi vogliamo andarci per tornare, non vogliamo andarci per rimanere lì. Noi vogliamo andare per... la vita lì su Marte sarebbe... Terribile, sì. In effetti, insomma, sarebbe in un ambiente decisamente ostile, nel quale tra l'altro dovremmo proteggerci dalle radiazioni solari, perché noi sulla Terra siamo protetti dal campo magnetico terrestre, siamo protetti dall'atmosfera. La stessa stazione spaziale internazionale, che viaggia abbastanza vicina alla Terra, è ancora protetta dal campo magnetico. Viceversa, dovremmo far fronte a questa radiazione, ed è una delle frontiere sulle quali si lavora per cercare di capire come schermare un eventuale habitat. E guarda caso l'acqua sarebbe forse una delle migliori soluzioni. Tant'è che un'idea che io elaboro, c'è anche chi ci crede, questa acqua potrebbe servire anche per delle coltivazioni, non è vero, al tempo stesso avere una sorta di bioreattore, di serra che permette di coltivare delle cose utili per poi mangiarle, ma al tempo stesso se c'è una tempesta solare, se c'è un aumento della radiazione, ci si nasconde nella serra. Sembra fantascienza. Abbiamo delle fotografie di un progetto che è stato presentato qualche anno fa, ha fatto un po' il giro del mondo, di quelle che sarebbero dovute diventare le abitazioni della colonizzazione di Marte. Vorrei mandarle in onda, e tu pensi che potranno essere così un po' tipo delle cupole, degli igloo? Sicuramente dovranno essere fatte in modo da garantire la pressurizzazione all'interno, perché dovremmo avere un'atmosfera respirabile all'interno. Ecco, no, questo non è la superficie di Marte. La superficie di Marte che è abbastanza desertica, abbastanza squallida, non è vero, non incoraggia ad una settimana rossa. Sì. E viceversa, dicevo, dovrebbe essere pressurizzata. Eccole qua, ecco, sono queste, vedi, queste abitazioni. Sì, potrebbero essere, in effetti. Naturalmente sono ambienti chiusi, e quando si esce ci vorranno degli scafandri, delle tute particolari. Ma le temperature a quanto scendono? Le temperature scendono parecchio, scendono a meno 100 gradi tranquillamente. E quando c'è il sole invece è in piena illuminazione, si supera invece lo zero, si arriva a 10, 20, 30 gradi. Caldissimo, quando c'è il sole è caldissimo. Quindi abbiamo delle escursioni esagerate.
diciamo, proprio perché non abbiamo questo schermo dell'atmosfera. L'atmosfera ci fa da tampone, ci fa da coperta. Difatti, quando però siamo. Ma scusami, senza atmosfera come facciamo a camminare? No, dunque l'atmosfera soprattutto ci serve per respirare. Sì, ma magari lì uno con gli scafandri, no? Camminare si può camminare. Anzi, e il nostro peso come sarebbe? Il nostro peso... Io ti faccio le domande dei bambini, no, perché io sono una bambina, mi emoziono quando parlo dello spazio. Allora, il peso ci sarà, perché Marte, come la Terra... Ha la stessa gravità? No, di meno, perché è più piccolo. Quindi saremo più leggeri. Saremo più leggeri. E questo è positivo. Possiamo dire tutti di pesare molto meno. La forza di gravità è proprio... proporzionale alla massa del corpo sul quale ci muoviamo, quindi diciamo è uno sulla Terra, è di meno su Marte e ancora di meno sulla Luna, perché la Luna è più piccola di Marte e Marte è più piccolo della Terra. Però saremo comunque appoggiati per terra, non si svolazzerà. L'assenza di aria invece ci costringe ad avere un meccanismo che ci fornisca aria e che ci permetta di respirare normalmente. Ma poi c'è tutta la parte logistica, quella di cui abbiamo bisogno per sopravvivere, quindi il cibo. Allora, mentre sulla stazione spaziale ci sono i rifornitori che ogni 6 mesi all'incirca portano su cibo, naturalmente conservato, secco, eccetera, però insomma cibo terrestre, sì. E là bisognerà cominciare a preparare cibo prodotto localmente. E c'è quel film Solo su Marte, no? Che ci... No, ma va a venire un'ansia allucinante, quello che viene abbandonato su Marte. Che però sopravvive. Vabbè, però è terribile, viene già l'ansia. Perché poi alla fine pensate che se uno arrivasse su Marte e poi volesse tornarsene subito a casa, non potrebbe farlo. No. Perché? Allora, dunque, una rotazione della Terra attorno al Sole dura 365 giorni, cioè dura un anno. Mentre una rotazione di Marte, che è più lontano della Terra, dura 2 anni. Quindi questi due corpi non si muovono sincronamente attorno al Sole, e ci sono dei momenti in cui sono più vicini e dei momenti in cui sono più lontani. E quindi noi dobbiamo... Quindi la distanza fra la Terra e Marte cambia. Cambia in continuazione. Noi dobbiamo raggiungerlo nel momento in cui siamo più vicini. È più vicino. Se no, e queste finestre non sono tutti i momenti, quindi dobbiamo anche aspettare che ci sia il momento giusto per tornare. Sembra che tutto sia a posto, tutto sia perfettamente funzionante. Ma tu ci andresti su Marte se ti dessero la possibilità di dire, visto che lo spazio l'hai visto, lo conosci, allora, dice meglio rimanere? Io andrei volentieri sulla Luna, attorno alla Luna, perché siamo ancora ad una distanza ragionevole, sappiamo ancora di cosa stiamo parlando. Per andare su Marte dobbiamo ancora fare talmente tanti progressi tecnologici e anche di comprensione delle complessità di una missione simile, che è difficile oggi dire sì, si può fare, ci andremo, e anzi lo faremo entro tot anni. Io esito dal dare delle risposte certe su questo aspetto, perché lo vedo veramente molto lontano e molto difficile. E poi soprattutto ci sono i robot. I robot, e mandiamo i robot, che sono i parenti di Teotronico, sono ultra tecnologici. Teotronico, tu sei un musicista, i tuoi parenti andranno sulla Luna, su Marte, nello spazio, saranno degli esploratori. Tu non vuoi esplorare niente? No, ha paura. No, non vuole esplorare niente. Ha paura. Comunque, allora Franco, io ti ringrazio tantissimo. Dimmi. No, ma dimmi soltanto, parlando di robot, noi abbiamo in fabbricazione, anzi ormai è quasi pronto al lancio, l'ExoMars 2020, quindi ancora un anno e avremo un robot che camminerà, che si sposterà sulla superficie di Marte, che raccoglierà campioni, anzi che farà buchi, che trivellerà il suolo marziano per andare a vedere se nel sottosuolo, là dove non arriva la radiazione che è nemica della vita, ci fossero ancora delle tracce di biologia passato, però presente. Però non è la forma di un uomo. No, è proprio una scatola che si muove. No, si va Teotronico più carino, secondo me. Non c'è dubbio. Allora, grazie tantissimo a Franco Malerba. Però adesso, Franco, rimani, ti prego, qui con noi, perché devi sapere che Teotronico, quando si esibisce, insomma è una cosa importante, lui si è esibito persino a Berlino, alla Filarmonica di Berlino. Wow. Vi voglio far vedere una fotografia, bellissimo, insieme a dei grandi musicisti.
Eccolo qua, non lo riconoscete neanche perché è in abito elegantissimo, però ha suonato insieme a tutti. L'avete visto nella fotografia? Ecco, nel frattempo mi ha raggiunto il papà di Teotronico, Matteo Suzzi. Sei contento, Teotronico, che c'è il papà? Sì, sono molto felice. Ma quando hai creato Teotronico, che cosa ci è venuto in mente? Ma Teotronico è nato più o meno 10 anni fa da una passione per la robotica che avevo fin da bambino. Quindi è stato un po' un sogno che ho realizzato. Allora, lui è famoso veramente in tantissimi posti d'Europa, si è esibito, suona, però senza non offenderti, Teotronico, non stiamo parlando di intelligenza artificiale. Teotronico è proprio il classico automa, quindi fa tutto... ultra tecnologico, è un grande musicista. Però è tutto programmato, le sue azioni sono tutte programmate, quindi di sua iniziativa non fa nulla. Ho capito. Allora, come lo vedi? Beh, deve fare ancora dei passi avanti. Deve fare un po' di allenamento. Sì, perché in effetti Marte, essendo così lontano, ha bisogno di intelligenza artificiale, di robot che siano in grado di decidere e non solo di eseguire, perché i telecomandi arrivano dopo 20 minuti e da quindi, terra. Quindi, insomma, però, Teotronico, tu rimani con noi, d'accordo? Ho deciso cosa voglio fare. Cosa vuoi fare? Voglio scoprire il mondo insieme a voi. Ma che carino, vedi che secondo me è intelligente, sì. Non è vero che non capisce molto, Io ho sentito lui. Esatto, grazie, allora grazie tantissimo Franco Malerba, il mondo grazie. Insieme. Pubblicità, rimanete con noi.